Proseguono gli appuntamenti con la musica live all'Hiroshima Mon Amour di Torino per questo giovedì, un appuntamento davvero molto importante. Arrivano quattro artisti che hanno fatto la storia del rock italiano degli ultimi 20 anni, ma forse anche 30. Si tratta di Giorgio Canali, Francesco Magnelli, Gianni Maroccolo e Massimo Zamboni, gli ex CSI, così si chiamano, anche se forse al termine ex non ci tengono tanto. Noi parliamo con Massimo Zamboni, che è con noi questo pomeriggio. Benvenuto Massimo Zamboni, buon pomeriggio. Grazie, ciao a tutti, buon pomeriggio a voi. Voi in effetti vi presentate come gli ex CSI, una sigla che avete ritirato fuori un po' più di un anno fa per una brevissima serie di concerti, e quella esperienza però è stata ripresa poi nel 2014 e continua. Sì, continua ancora. Noi non sappiamo niente di questo progetto, nel senso che è una cosa che costruiamo veramente giorno per giorno. Ogni concerto potrebbe essere l'ultimo, proprio perché non sono così tante cose in ballo nella vita di ognuno di noi. Ognuno di noi i suoi progetti, questa è una parte molto importante, quella che riguarda il CSI, però ancora non sappiamo che cosa sarà, è per questo che poi alla fine abbiamo accettato, chiudendo un occhio, questa ex che sta davanti al nome CSI, perché abbiamo dei nomi e dei cognomi propri, che sono quelli che presentiamo in concerto, ma poi è inutile lottare contro un mulino a vento. Il pubblico ci conosce come CSI, i giornalisti ci presentano come CSI, questa è una piccola punizione che ci meritiamo, credo. Raccontiamo come è nata l'idea di ritrovarvi, perché voi stavate già suonando insieme e stavate lavorando a delle sonorizzazioni di un film, giusto? Sì, erano 15 d'anni che non ci frequentavamo, poi dopo Magnelli ci ha invitato a suonare alla sonorizzazione del Fantasma dell'Opera, un film del 29 direi, che del secolo scorso, l'abbiamo presentato anche a Torino l'anno scorso. Dalla frequenza è nata la voglia di suonare insieme, non può nascere da altro naturalmente, non c'è calcolo, non c'è intenzione, semplicemente l'idea di esserci riappacificati come persone umane tra di noi, che ci fa tornare la voglia di prendere gli strumenti in mano e di fare quello che sappiamo fare, tra le altre cose anche tutte queste canzoni dei CSI. Canzoni dei CSI che sono davvero tante, anche se poi il percorso dei CSI non è stato lunghissimo, tante e tutte molto apprezzate. Com'è stato scegliere le canzoni da presentare in questo tour? Ma ce ne sono davvero tante, sono stati la vita di CSI è stata, hai ragione tu, abbastanza breve ma veramente densissima, e quindi si è imposta una selezione da subito, che poi è arrivata in maniera naturale, nel senso che non lo sappiamo neanche noi sostanzialmente, abbiamo voglia di qualcosa di molto potente per con cui cominciare il concerto, la prima mezz'ora è veramente una bombardata, e poi dopo di abbandonarci un po', e questo è molto CSI, questa maniera di porsi rispetto alle canzoni, e quindi comunque c'è un'ottima panoramica da tutta la vita dei CSI. Come avete ritrovato queste canzoni riprendendole in mano? Mi sembrano ancora attuali come a chi sta da questa parte, cioè a chi ascolta, oppure voi essendo gli artisti parte in causa avete un'opinione diversa? Ma sai, quando parli di guerra, di sofferenza, di viaggi, di sogni, di utopie, di vita vissuta al mondo e non davanti a un computer, poi in fin dei conti parli di situazioni abbastanza eterne, e quindi le canzoni di CSI, ma anche prima quelle di CCP, io credo che mantengano una capacità di stare al passo con i tempi, perché non cantavano temi effimeri, cantavano una situazione duratura nella vita delle persone. Voi vi presentate come Canali, Magnelli, Maroccolo, Zamboni, ex CSI, però ci sono anche due altri musicisti con voi, soprattutto c'è una grandissima voce femminile che sì, ti accompagna. Ci sono due illustri ospiti, uno è Simone Filippi alla batteria, l'avete conosciuto come chitarrista all'interno degli Just Mamò una 15 d'anni fa, poi è passato inaspettatamente con grandi risultati alla batteria, lo ritroviamo sul palco con noi, e poi la sorpresa migliore di tutti è Angela Baraldi, con la quale lavoro già da 3 o 4 anni in giro per l'Italia, non riusciamo a separarci, nel senso che doveva essere un solo concerto, invece siamo ancora qua dopo 4 anni a lavorare insieme, e Angela è diventata anche la voce di questo ritrovarsi tra di noi, perché ha una capacità di interpretare, di fare i suoi testi, che è veramente sorprendente ed è un'ottima performance sul palco. E infatti dicevi una bellissima sorpresa, soprattutto per chi Angela Baraldi la conosceva come interprete comunque di un rock diverso da quello che proponete voi. Più patinato, se vogliamo. Senza... E invece si è dimostrata veramente adattissima alla parte. Perché lei, la sua sostanza vera è questa. E noi, quando la vedo, insomma, queste canzoni
specialmente quelle di CCCP, a dire la verità, sembrano fatte per lei su misura. Lei le conosceva meno i CSI, ma ha fatto presto a impadronirsene. E per quanto riguarda invece il pubblico, il rapporto con il pubblico, immagino che in questi anni ti abbiano chiesto più volte per cosa manca per rimettere insieme la formazione completa, perché restano ancora fuori Ginevra Di Marco e Giovanni Lindo Ferretti. Certo, ma insomma manca, non lo sappiamo neanche noi cosa manca, diciamo che manca il momento dell'incontro, quello che ha permesso a noi quattro di ritrovarci, ognuno di noi, io in particolare, mi sto ritrovando con Giovanni Ferretti senza che questo significhi lavorare insieme. Intanto c'è un ritrovarsi umano che è assolutamente fondamentale per la nostra vita. Se poi diventerà suono, questo non lo so. Beh, il fatto che ognuno di noi ha messo in piedi così tanti progetti che sono bellissimi, ma che in un certo senso ti incatenano anche, hai delle responsabilità verso altre persone con cui lavori, insomma sono processi lunghi o possono anche essere delle fiammate, dipende. Immagino che anche stavolta non sapete, non sai cosa succederà nei prossimi mesi. Assolutamente. Diciamo che da qua al 25 aprile abbiamo abbastanza idee, nel senso che c'è questo tour di 10 o 12 date in giro per l'Italia e poi c'è un progetto molto grande che è dedicato al settantennale della Resistenza, si chiama Breviario Partigiano, lo stiamo lanciando proprio in questi giorni e sarà un lavoro molto ponderoso, un cofanetto che contiene un film, un CD dal vivo, un CD, la colonna sonora del film, dove ci sono tre canzoni nuove di CSI, erano 18 anni che non componevamo musica assieme, e c'è un libro in particolare, il Breviario Partigiano, che è un vero e proprio breviario costituito da 100-150 interventi di artisti che abbiamo stimolato a scrivere su questi temi, e questo è quello che noi possiamo fare per il 25 aprile. In attesa di questo appuntamento ricordo invece che il 22 gennaio, giovedì prossimo, all'Hiroshima Mon Amour, gli ex CSI Canali Magnelli, Maroccolo e Zamboni con la voce di Angela Baraldi e la batteria di Simone Filippi presentano il repertorio dei CSI, l'ingresso ore 22, 15 euro. Grazie ancora a Massimo Zamboni che ci ha presentato questo nuovo appuntamento. Grazie a voi, spero di vedervi davanti al palco, sarà comunque una bella serata sicuramente, molto, molto potente, sono serate piene di affetto nei nostri confronti e da parte nostra al pubblico.